Premessa. In questa prima lezione tratteremo solamente l'installazione del programma LIC, che ci sarà necessario per procedere poi con il nostro corso sul LaTeX. Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono DDS9900. Oggi ci troviamo qua con un video un po' insolito rispetto al normale. Infatti oggi andremo a vedere come installare sul nostro computer LIC, che diciamo è una specie di non so come definirlo, programma comunque di tipo open source, il quale ci permette di inserire formule in LaTeX. Per chi non lo sapesse, il LaTeX è il linguaggio matematico, cioè le formule inserite nel computer, quel linguaggio che ci permette di inserire formule matematiche nel computer, e quindi ci permette insomma di inserire queste formule in LaTeX all'interno comunque di documenti formattati con una formattazione, non posso dire come, ma quasi ai livelli di Word. Quindi diciamo subito due parole su questo programma, intanto apriamo sul loro sito. Vedete, sito molto semplice dato che è open source, disponibile in diversi linguaggi, l'italiano non c'è. Allora, innanzitutto io direi avviamo il download. Il download che si può trovare qua è disponibile infatti per i sistemi operativi Linux, Mac e Windows, come potete vedere. Anche per questo, che non so che cosa sia questo, però è probabilmente un sistema operativo strano e ha un port non ufficiale che potete vedere lì. Però vabbè, non credo che voi abbiate questo sistema operativo, quindi Mac, Linux e Windows è disponibile per tutte le versioni. Windows a partire da XP. E niente, allora qua abbiamo due parti, abbiamo il bundle e l'installer. Noi, siccome è la prima volta che lo scarichiamo, dovremmo andare a scaricare questa parte qui. Attendiamo intanto il download e diciamo due parole velocemente. Allora, questo programma, come già parlavo prima, ha un'ottima formattazione e ci consente insomma di creare documenti soprattutto per la matematica. Infatti volevo anche spiegarvi perché oggi mi ritrovo a fare questo tutorial abbastanza strano rispetto al solito, perché vabbè, a parte il fatto che per chi segue il canale sa che adesso stiamo iniziando a fare delle serie riguardanti, almeno io ho una seguo due serie, una serie riguardanti il tutorial e una serie riguardanti il gameplay. Serie riguardanti il tutorial butto dentro tutorial di ogni tipo, quindi mi vedrete fare tutorial spaziali da tutorial del genere, tipo quello di LIC di oggi, a magari, non ho idea, Android, modificare solite cose sui telefoni, ROM cucinate, eccetera eccetera, nonché installazioni di programmi vari, insomma tutorial simili, siamo sempre così. Visto che ci sono molte visualizzazioni e molto interesse nei tutorial, continuerò a far uscire tutorial abbastanza frequentemente. Mentre per il gameplay sarà la stessa cosa, credo uno alla settimana. Volevo portarvi come gameplay la serie su Cod Advanced Warfare, ma attualmente non sono riuscito a registrare per motivi scolastici più che altro. Spero di riuscire a portarvela, so che dovrò fare un grande lavoro, però vorrei portarla prima dell'uscita di GTA 5, perché riprenderò con GTA 5 poi e inizieremo una serie di gameplay su Grand Theft Auto 5 su PC sempre. E quindi niente, adesso attendiamo un attimo la fine del download e ci rivediamo alla fine. Bene ragazzi, ha finito di scaricare, quindi passiamo al sodo del video. Per installare, come al solito, clicchiamo sul programma appena scaricato, partirà l'installazione, ci chiederà il permesso di amministratore. Una volta consentiti, ci si presenta la finestra di dialogo con la macchina. Qua abbiamo l'accoglimento diciamo del programma, dell'installer, quindi ci dirà che veniamo guidati in installazione. Clicchiamo avanti, accettiamo il contratto, che volendo potete leggervi. Quindi accettiamo il contratto,
Ricordo che questo programma è completamente gratuito, quindi diffidate, scaricatelo solo dal sito ufficiale come avete visto. Non scaricatelo da altri siti che magari vi chiedono di pagarlo, eccetera, perché questo è un programma open source e completamente gratuito. Vabbè, detto questo andiamo avanti. Qua possiamo scegliere se installare solo per il nostro utente o per altri, o per tutti gli utenti del computer Lix. Ovviamente io lo installo per tutti gli utenti anche se ne ho solo uno che è il mio. E scegliamo il percorso di installazione, mi raccomando sarà necessario 308 MB. Andiamo avanti, selezioniamo i contenuti che si desiderano installare. Qua potete installare altre cose ovviamente. Noi andiamo qua sotto e scegliamo italiano per avere il dizionario in italiano e poter avere anche diciamo il programma in italiano dopo, altrimenti avremo un programma in inglese. E detto questo, così si creerà un'icona su desktop e questo qua potrebbe essere interessante. Lo installo, peso, vediamo, neanche 10 mega, sì, più o meno 11-12 mega, quindi lo installo, poi fate voi, clicchiamo avanti. Qua ci dirà tutte quante le cose presenti nella cartella, ma vabbè, clicchiamo avanti. Adesso attendiamo l'installazione, che suppongo sarà molto veloce, che possiamo vedere l'avanzamento. Sta semplicemente estraendo i file. Una volta finito andremo a vedere il programma per dargli un'occhiata generale, anche perché questo è solo il tutorial riguardante il download e l'installazione, mentre poi nel prossimo episodio vedremo un po' il funzionamento e le caratteristiche di questo fantastico programma. Ora attendiamo. Qua adesso ci dirà che verrà lanciato il programma di installazione di LaTeX, perché ovviamente per inserire le formule matematiche abbiamo bisogno di LaTeX, quindi diamo ok. Ora si aprirà una seconda installazione, anche qua diamo ok. Qua diciamo come al solito che installi per tutti gli utenti, avanti ancora dopo aver scelto il percorso. Qua come preferenza ci chiede qual è la nostra pagina di riferimento preferita, io uso A4, non potete usare anche lettera. Questo qua lasciamolo Ask Me First, che è meglio, perché vabbè, per installare pacchetti che mancano evidentemente è meglio chiedere, magari poi ve li installa automaticamente e vi riempie memoria, quindi lasciate in Ask Me First. Poi se voi volete installarlo automaticamente, ok, però io preferisco così. Ora andiamo avanti, qua ci dice che adesso inizierà l'installazione, diamo Start, attendiamo la fine dell'installazione, che non so quanto lunga sia. E qua installerà evidentemente soltanto la parte riguardante il LaTeX, quindi i codici principali. Metto in pausa perché potrebbe impiegare un po' di tempo. Bene ragazzi, una volta terminato clicchiamo avanti e diamo close. Ora ci ributterà automaticamente sull'installazione di Lix, che terminerà l'installazione di tale programma appunto. Qua abbiamo un altro programma, io ad esempio prima ho deciso di installare anche questo. Se voi non avete deciso prima di installarlo, non avrete questi passi da fare. Io vabbè, li faccio comunque perché mi interessa questo programma, che tra l'altro è molto leggero, come vedete in 2 secondi è installato. Diamo fine e ritorniamo subito sull'installazione di Lix. Oh, annulliamo, bene. Ora installerà il dizionario italiano e abbiamo quasi terminato l'installazione del programma. Ok, qua ci avvisa del fatto che ci raccomanda di installare aggiornamenti di MiTeX, che MiTeX
che è quello che ridistribuisce il LaTeX per questo programma, però noi diamo sempre sì. E qua ci chiederà ovviamente dove vogliamo prendere gli aggiornamenti. Vediamo un attimo. Anzi, io farei anche così, lasciamo perdere. Facciamo annulla e vediamo di chiudere tutto, anche perché non è molto importante quello. Ok, premiamo qua così si lancia l'X. Eccolo qua, è partito. E come vedete ha una schermata abbastanza intuitiva. Possiamo creare un nuovo documento. E qua abbiamo vari caratteri, abbiamo codice DIC, abbiamo diverse cose. Possiamo scegliere titolo, ad esempio. Dare un titolo al nostro argomento che può essere uno a caso. Io scrivo introduzione corso LIC. Possiamo andare a capo, qua iniziare a scrivere varie cose e non lo so cosa, decidete voi. Poi qua abbiamo comunque varie parti per sezionare il nostro testo, molto belle. Qua vabbè, lasciamo perdere, abbiamo tanti altri strumenti che ora non sto a mostrarvi perché abbiamo da finire. Con questo possiamo inserire formule matematiche direttamente da qua sotto, quindi radici quadrate, inserendo qua l'argomento, questa radice quadrata quindi non ha indice, però volendo noi possiamo inserire l'indice mettendo non radice quadrata, però ad esempio radice di n. Quindi inseriamo l'indice che può essere cubica, ok? Quindi radice cubica di 2. Molto semplice, come vedete. La formattazione poi si può fare anche premendo tasto destro. E niente ragazzi, qua è tutto. Io direi perché comunque è stato un breve tutorial di installazione. Ci vediamo al prossimo episodio di questo corso in cui impareremo appunto come utilizzare questo programma. Ci vediamo alla prossima, ciao!